으아, 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 으아 nato nel 2012 come una scommessa, solo il Covid ne ha fatto saltare due edizioni. La decima si è celebrata lo scorso anno e l'undicesima è stata da poco annunciata. È un evento che ha portato in Italia diverse band di culto, ponendo anche la massima attenzione su aspetti come meet and greet gratuiti, stand, mercatini food and beverage di livello che spesso sono completamente trascurati dai grandi eventi. È un'ulteriore testimonianza di come anche nel nostro disgraziato paese sia possibile organizzare qualcosa di interessante, sostenibile e, perché no, anche profittevole, al punto che la domanda che sorge spontanea è. Come mai non è diventato ancora più gigantesco questo Metal Italia podcast grazie al decreto mille proroghe? Io sono ancora JC che vi parlo oggi, ovviamente, del Metal Italia Festival in una puntata completamente autoreferenziale, ma che prova anche a gettare uno sguardo. Sul mondo dei piccoli festival italiani dedicati alla nostra musica preferita, parlando di uno dei più importanti. Non sarò da solo in questa puntata, insieme a me c'è Saverio di Cerberus Booking che produce il festival e lo ha fondato insieme ai ragazzi di Metal Italia. Ciao Saverio, ciao a tutti qui. Saverio di Cerberus e a proposito dei ragazzi, eh, ragazzi è un termine tenero per tutti noi persone estremamente datate oramai, per la prima volta in quattro edizioni abbiamo riunito nello stesso luogo i tre responsabili di Metal Italia, ve li presento in ordine assolutamente non alfabetico e casuale, dando priorità a David Scatigna, benvenuto David. Ciao Jacopo, ciao a tutti. Sarà con noi anche Luca Pessina, ciao Luca. Ciao Jacopo, un saluto a tutti. E l'immancabile uomo per tutte le puntate, Alessandro Corno, bell'Ale. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Bene, sovrapponiamoci tutti insieme immediatamente con una domanda che di sicuro vi scatenerà, anche se darò la precedenza a Saverio in questo caso. Ci presenti la nuova edizione del Metal Italia Festival che si terrà al Live Club di Trezzo sull'Adda sabato 14 e domenica 15 settembre? Ma allora, eh, l'edizione di quest'anno eh, parte con una giornata dedicata al momento, e ripeto, al momento al trash metal e alla sua storia. Quindi gli headliner saranno gli Overkill. Appunto, una delle band più, più importanti eh, del genere. Eh, I Morbid Saint, che sono appunto, una band che ha eh, contribuito in maniera particolare a quella Quel, quel, quel trash un po' più brutale, se vuoi, no? infatti, tanti loro insieme a, a artisti come Demolition Hammer venivano catalogati come brutal trash. E invece l'altro giorno avremo un doppio spettacolo dei Dead SS ehm, in esclusiva per il Metal Italia, quindi lo vedremo solo qui. E eh, appunto il ritorno dei eh, Siri Tangle che suoneranno per la prima volta in Italia nel loro tour di. Bene, hai detto per adesso, quindi immagino che state lavorando su molti altri gruppi. Oh, già, oh, già. stiamo lavorando su, su quella che sarà la line -up definitiva. Ci saranno tante sorprese. Come sempre, punteremo a, a, stiamo puntando a avere artisti che non troppo spesso si esibiscono nel nostro paese e cercheremo appunto di sorprendere uh, i fan con. Uh, con quello che sarà il cast definitivo del Metal Italia 2024. Molto bene, Alessandro, vengo da te chiedendoti un, un responso. Qual è stata appunto la, la reazione dei fan a questo primo annuncio che avete fatto? Ma direi estremamente positiva. Perché eh, se si esclude l'anno scorso, in cui, fondamentalmente, grazie alla riunione dei Folkstone abbiamo avuto un, uno sprint iniziale decisamente anomalo, c'è cioè una quantità di biglietti venduti nei primi giorni che non avevo mai visto prima, eh, tali da farci subito capire che saremmo andati sold out in breve tempo, in tutte le altre edizioni è sempre stata una part la, la partenza è sempre stata tranquilla per poi aumentare via via che si annunciavano altre band e si arrivava verso la, la data del, dell'evento, eh, questa volta invece abbiamo già un riscontro molto positivo, già solo con l'annuncio di, di quattro gruppi e mancano non so qu quanti mesi, sei mesi all'evento. Eh, quindi direi che meglio di così non si poteva partire. Probabilmente paga il fatto che il cast non è composto eh, da band e da show eh, del tutto ordinari, Abbiamo uno show speciale di The eh, che la gente potrà vedere solo. Al nostro evento, nel, nel quale la band eseguirà per intero il, um, il primo album, più un'altra parte dello show, nella quale eseguirà i, i propri classici, i Siri Tangle che appunto sono in tour d'addio e i Morbid Saint, che penso quasi nessuno abbia visto dal vivo in Italia, eh, saranno venuti una, forse altre due volte, una cosa del genere. Saverio, se tu che Ale avete parlato di scelta delle band, ti chiedo come avviene annualmente la scelta? Vi confrontate in base alle disponibilità delle stesse band, stabilite una linea oppure vi picchiate chi resta in piedi decide le band? La numero tre. Perfetto, numero grazie tre. alla prossima puntata. <ride> <ride> Vabbè, in realtà cerchiamo di... Allora, l'idea è quella di... Beh, negli anni abbiamo sempre cercato di fare la... la un festival che fosse fatto da metallare per metallare. Quello che abbiamo sempre voluto vedere sul palco, il nostro diciamo che è più un evento fatto da sognatori che, che da fan. Anche perché, Come sei romantico. Sì, no, perché sai, qui nel, nonostante tutti lavoriamo un punto nell'ambito nell della musica dal vivo, in questo festival in particolare ci mettiamo tanto cuore quindi vogliamo fare proprio un festival che sia per come lo vorremmo vedere quindi cerchiamo di eh, creare un qualcosa che ovviamente sia al passo coi tempi che comunque eh, rispetti anche un certo tipo di, di come ci può dire che, che, che sia in linea con quello che proprio, proprio come ti dicevo che vorremmo vedere che che, che sia in linea con, il, con i gusti dei fan ma anche eh, appunto cercare mh, di portare eh, artisti che non sono mai venuti cercare di, appunto, di accontentare quella fascia di fan che magari da, dal, uh, dalle proposte che avvengono dalle agenzie di booking un po' più mainstream non possono avere perché magari non c'è proprio neanche la volontà di portare certi artisti quindi cerchiamo di, di fare questo ecco, di fare in modo che anche dalla, soprattutto per la parte artistica, l'Evental Italia è le un qualcosa di speciale e da ricordare. Direi che negli anni abbiamo portato varie varie, cose, varie mh, esibizioni che poi si sono, si sono ricordate negli anni, basti pensare appunto alla prima, al, nel 2015, la prima copiata di Testament e Exodus, la prima data dei, degli Adeghezzi in Italia e via dicendo. Quindi stiamo cercando di fare un po'... Uh, di metterci più cuore che testa, dire la verità perché la, la, la testa avrebbe detto di smetterla da un pezzo, sto scherzando ovviamente però insomma è un qualcosa come tu hai giustamente detto ci stiamo mettendo tanto tanto rom romanticismo ecco, tutto. Eh, Saverio tu fai booking a prescindere dal Metal Italia anche per molte altre date, ti chiedo quanto è difficile incastrare le disponibilità soprattutto di certi gruppi magari molto piccoli e di culto ma eh, Non è semplice, non è semplice, ma si può fare eh, nel senso poi si deve, deve capire. Si parte. L'importante è partire con tanto, tanto, tanto anticipo. La regola è che quando hai finito un'edizione cominci già a lavorare sull'altro oppure anche prima perché appunto si cerca di eh, capire una, una data che, come dici tu, deve andare bene per otto band, deve andare bene per eh, creare varie sinergie. Perché intanto che uno, un artista viaggia, magari fa un tour, l'altro viene e fa una, una fly-in, quindi uno spettacolo unico in Italia. Quindi non è semplice, ma si fa serenamente, quindi si può fare. Ecco. Perfetto, Luca, vengo da te e ti faccio una domanda molto particolare, ma come cacchio vi è venuto in mente di organizzare una roba del genere, cioè un festival che come qualsiasi evento dal vivo ha dei costi importanti, associato a una wedding e che nel corso del tempo è diventato un appuntamento fisso nell'estate dei concerti? Eh, sì, credo che alla fine un po' tutto si riduca al fatto che come, come Metal Italia, come realtà, abbiamo sempre cercato di fare qualcosa di nuovo. No? Eh, cioè alla fine siamo persone curiose e se vedi negli anni Metal Italia ha sempre sperimentato, non tutti gli anni, ma comunque ogni tot ci siamo inventati qualcosa, c'è stato un momento in cui abbiamo fatto la radio poi c'è stato un proto-festival, il Metal Italia On Stage, che erano eventi piccolini in locali appunto di, di, di medio-piccole dimensioni, dove un po' abbiamo, diciamo, testato la cosa, e, e poi alla fine siamo tutti appassionati di festival, di musica dal vivo, dai festival, diciamo, più noti, più grandi, a quelli più di nicchia, in posti assurdi e alla fine, a furia di andare in giro, poi riportare quanto visto sulle nostre pagine, eh, abbiamo deciso di, di provarci anche noi, ovviamente, grazie a, al supporto di, di collaboratori, di amici come, come Saverio, che comunque erano già professionisti dell'ambiente quando abbiamo iniziato con la prima edizione e poi diciamo da cosa nasce cosa lo diciamo sempre magari le prime due edizioni sono state un po le prove generali no le vedi oggi ci sono un po di ingenuità magari sai la voglia di sai metà d'italia alla fine è un sito un magazine a 360 gradi quindi si fa si prova a fare tutto qualsiasi genere e all'inizio col festival abbiamo provato anche a fare questa cosa però sai il, il cosiddetto minestrone in Italia non funziona troppo per ora poi in un futuro vediamo quindi sai nella stessa giornata un gruppo prog e uno black metal alla fine mh, non è che funzionava benissimo cioè lo puoi fare però alla fine rischi di fare mh, magari non proprio un buco nell'acqua, però, sai, non riesce alla fine a valorizzare davvero nessuna delle parti in causa. Poi in Italia, appunto, si è sempre un pochino chiusi, no? Magari la, la gente si, si, si sposta per il gruppone e il resto, magari lo vede un po' come contorno. Noi abbiamo anche iniziato a fare un discorso diverso, come sono cose che ha detto anche Saverio Poc'anzi. Cioè, eh, ci mettiamo il cuore nel senso che al di là del nome ovvio. Cerchiamo sempre anche di andare a prendere un gruppo più di nicchia, qualcuno che magari non è mai proprio venuto in Italia, eh, una roba per i veri appassionati. E alla fine negli ultimi anni credo che abbiamo trovato un po' la nostra formula, eh, cioè questo approccio no, dove cerchiamo una specie di tema e per ogni singola giornata e cerchiamo di dare al tutto un minimo di coerenza e quindi alterniamo magari i gruppi diciamo solidi noti che sai che ti daranno un determinato risultato e poi appunto ci togliamo delle soddisfazioni ma a noi stessi, ma anche poi portiamo qualcuno per quei fan magari di lunga data che, che sono magari i primi a spostarsi, che erano soliti andare magari in Germania o in Grecia a vedere la determinata band e adesso cerchiamo noi di portarla in Italia per una volta, poi a maggior ragione farli suonare in un posto come il live club di Trezzo è tutt'altra cosa, cioè alla fine parliamo, secondo me, di uno dei, dei locali per musica dal vivo. Migliori che ci sono in Europa. Quindi è stato un percorso lungo, però cioè, da soddisfazione, come dicevano gli altri, soprattutto quest'anno, eh, il responso è ottimo e, e alla fine, cioè, siamo molto fiduciosi. Eh, secondo me, stiamo trovando veramente un bel compromesso fra tutti gli elementi no, che, che compongono un evento come il nostro, e la gente ci sta dando ragione. Molto bene, hai detto una cosa, hai detto una cosa interessante, eh, hai parlato del live club, hai parlato di eh, un posto che si è affermato tra i migliori d'Europa, hai parlato anche della storia che c'è stata un po' dietro, l'ha fatto anche Severo ma tu sei andato molto più nel dettaglio e a proposito di storia eh, voglio chiedere a Dave... Di tornare un attimo indietro alle origini, ovvero voglio sapere com'è nata e si è voluta l'idea di creare un portale dedicato al metal in un paese in cui il metal non è certo la priorità dell'ascoltatore medio e tantomeno di discografici e promoter. Eh, qui dobbiamo tornare indietro, di tanti anni ormai, perché Metal Italia è nato più di vent'anni fa ormai. Tutto era iniziato da, nella chat IRC che si chiamava Metal Italia. Non molti sanno cosa sono le chat IRC, sono gli albori dell'informatica e di internet in cui ci si trovava a comunicare via tastiera su dei luoghi eh, non reali ovviamente e, mh, lì ci si trovava tra appassionati, si chiacchierava della nostra musica preferita e il mio è sempre stato un pallino quello di creare un qualcosa di editoriale, ho unito diciamo l'utile al dilettevole e ho Creato Metal Italia insieme a un gruppo di persone che hanno incominciato a scrivere di tutto, perché come ha detto Luca, noi ci siamo sempre occupati di tutto il metal a 360 gradi, e quindi dalla piccola band italiana fino ai grandi gruppi mainstream. Ai tempi non, non c'erano siti verticali, ce cioè ne n'erano pochissimi, ovviamente gli altri che parlavano di musica non parlavano mai di metal, e quindi ci siamo ritagliati questo spazio con tanto impegno, perseveranza, passione, perché alla fine è quella che ci ha portato fino a questo punto. Siamo riusciti a creare un qualcosa in un genere di nicchia, molto direi che ci siamo riusciti, no? Ti sei mai pentito? <ride> no, no, alla fine è un pezzettino di cuore metà l'Italia, è come un figlio. Poi ho fatto due figlie e sono appassionate anche loro di musica metal, però Metal Italia è il figlio maschio che mi manca, ecco. Molto chiaro, però ragazzi a me sembra che ci sia un po' troppo burro in questa puntata e francamente no. non, non mi sta bene. Non ve l'ho messa nel copione questa cosa proprio perché volevo fregarvi, ma l'ho detta nell'introduzione, eh, Saverio, riparto il giro. Perché questo festival non è diventato molto più grande rispetto a quanto è adesso? La verità? Vogliamo tenerlo esattamente per come. Eh, ci piace che comunque sia qualcosa di... perché trasformarlo in qualcos'altro avrebbe trasformato anche quella che è la mission proprio della, eh, del Metal Italia Festival, che è appunto quello che ti dicevo prima, un festival che vogliamo fare perché ehm, abbiamo proprio voglia di farlo, anche voglia di riunirci, voglia di, di vedere queste, queste persone che... Vengono al club, che è la storica location del festival, e che secondo me eh, può rimanere esattamente com'è. Perché è bello così: è bello vedere le persone contente di arrivare in un locale che li accoglie. È vero, è bello di vedere le persone che mh, sono contente di stare in un posto allestito appositamente. Ah, che poi ah, la, la allestiamo noi, eh? cioè, siamo noi con ehm, l'aiuto del, del personale del club. Anzi, Diciamo che noi aiutiamo loro anzi, diciamo che Ale aiuta loro. <ride> e, ecco, diciamo chi lavora e chi no praticamente. <ride> oh, finalmente iniziamo un po' ecco, a scannarci. Scannar Dobbiamo? Scannar cioè, <ride> un attimo. Eh. Quindi diciamo che la dimensione del, del, del mentalità del festival è quella lì. È poi è anche rivolto molto all'utenza del sito. È un festival che non ha intenzione di. Uh, di ingrandirsi ma perché non c'è l'intenzione proprio, scusa lascio, lascio lasciamelo dire, non c'è l'intenzione proprio del lucro dietro questo festival. È un festival che facciamo perché ci piace farlo, sostanzialmente è questo che guida da ormai da 12 anni eh, l'organizzazione di questo festival qui. Ci costa tanto in termini di impegno, posso dire che ci costa tanto anche in termini di testa perché comunque non è che lo fai dall'oggi al domani, è un festival che comunque impegna tutto un anno. Però ci piace così. È una, una cosa che vogliamo portare avanti. Che abbiamo sempre portato avanti con questo spirito. E ti devo dire la verità: proprio perché l'abbiamo portato avanti con questo spirito, le cose sono sempre andate bene. Quindi, perché cambiare? Mi hai fregato, mi hai fregato. Cercavo <ride> di uscire da, da questo magma burroso. E a questo punto chiedo ad Alessandro eh, di spiegarci un po' meglio eh, una delle caratteristiche del Metal Italia Festival che ha diciamo, aumentato di molto il percepito e l'apprezzamento del pubblico stesso, visto che c'è grande attenzione anche a tutto ciò che non succede sul palco, ovvero la presenza dei mercatini dedicati, il cibo di qualità, i meet and greet gratuiti e addirittura una convention dedicata ai tatuaggi. Cosa mi dici? Allora, sì, eh, diciamo che anche qua l'avrò già detto 200.000 volte nelle varie interviste eh, Sei richiesto, se una persona richiesta? Io, sì, sai quanto? Al telefono da Saverio a, a, alle due di notte, più che altro. E, diciamo che nell'arco degli anni io, mi sono innamorato una volta del Vacchen Open Air. Ho detto: piacerebbe anche fare una cosa che sia grande un centesimo, ma sia fatta con quello spirito lì, cioè non solo i concerti. E non solo gli artisti, ma anche tutto un corollario di cose che, che, che fanno da contorno e che rendono diciamo, l'esperienza del fan che viene a un festival più piacevole, perché comunque eh, non, è, non è solito trovare un festival che ti fa incontrare anche gli artisti, headliner compresi, sebbene non siano gli Iron Maiden, perché quelli non li riesci a incontrare manco se piangi, eh, però sono artisti comunque storici che che hanno eh, centinaia di migliaia di fan in tutto il mondo. Quindi l'idea diciamo, era quella di, di fare un evento che seppur contenuto rispetto ai grossi eventi europei eh, avesse più o meno le stesse caratteristiche per quanto riguarda il contorno. Eh, un modellino, diciamo, di, di quelli più grossi rispetto ai festival più grossi. E da qui l'idea appunto di mettere sia i mercatini con tutti i venditori di stand. Eh, che poi sono le nostre etichette o distribuzioni eh, o, o, o venditori di CD eh, locali, eh, qualche altro mh, negozietto di oggettistica e fare appunto i meet and greet gratuiti concordandoli in anticipatamente con le band, preparando un, un calendario che consenta al fan sia di vedere i concerti che di incontrare le band senza perdersi eh, le esibizioni. Dall'anno scorso è stata aggiunta anche questa, questa parte dedicata alla body art, con i tatuatori, piercer eccetera eccetera, che è curata da nostro amico e tatuatore di livello internazionale Claude De Ripper, che quest'anno ha anche curato la, la locandina del festival, l'artwork di base della locandina del festival e niente Clodo ogni anno invita sei tatuatori in realtà cinque più lui eh, tatuatori eh, anche loro di fama, di fama comunque internazionale i quali eh, sul posto fanno vedere tutta la loro maestria e, e l'ingresso è compreso in, che è del, in quello che è l'ingresso del festival e diciamo che è una parte dell'evento che aggiunge un, un che dà un valore aggiuntivo allo stesso ecco. molto bene Luca e David arrivo da voi in chiusura chiedendovi qual è la caratteristica a cui siete maggiormente affezionati e magari quella di cui andate più fieri del Metal Italia Festival Luca parti tu ma allora come dicevo prima il fatto di aver portato in Italia dei nomi di culto che erano attesi a lungo quest'anno abbiamo appunto è un grande orgoglio. È stato un grande orgoglio di Emolition Hammer ormai cosa, 7-8 anni fa lì eh, sapere che c'è cioè, una band di cui tutti siamo fan eh, l'abbiamo portata in Italia noi per primi, è, un, è è un grande orgoglio, è... ecco, lo facciamo per questo, non per la gloria, ecco, eh, magari non sempre stai a vedere i conti, lo fai più per il tuo gusto personale, per dare qualcosa al panorama metal italiano. Un'altra cosa di cui sono molto orgoglioso è appunto, come diceva l'organizzazione generale, il fatto di, che ne so, anche banalmente che gli avventori arrivano, gli diamo il braccialetto che è esso stesso un ricordo possono entrare, uscire si sentono liberi sperimentano una cosa che sinora avevano sperimentato solo all'estero ecco, e, cioè, la gente si stupisce diciamo, della cura che, che poniamo in questi aspetti la vedo sempre contenta quando va via e, e quindi quello è una roba che mi rende molto felice Dave per me sicuramente i meet and greet sono sempre stati un pallino, li abbiamo organizzati anche prima del festival direttamente sul sito e dare la possibilità a più persone possibili di incontrare i propri Beniamini mi è sempre stato a cuore. È una cosa faticosa, ci vuole tanto tempo, sia prima che durante che dopo, perché poi pubblichiamo anche tutte le foto che le persone fanno. Però alla fine vedi tutta la gente contenta che va a casa con i cimeli autografati nei propri Beniamini è sicuramente soddisfacente. Qualcuno è arrivato anche con qualche chicca, cioè chi si è fatto autografare la propria tesi di laurea, ho visto autografare, che era fatta su una band di cui ora non mi ricordo quale fosse. Eh, chi si è fatto autografare delle stampelle? <ride> E sicuramente quella è la cosa più bella, vederli andare via contenti. A voi chiedono ovviamente autografi, giusto? Uh, eh. <ride> no, non eh, ancora, eh, spero mai. Ecco, anch'io spero mai perché la volta che dobbiamo firmare qualcosa, è perché sono guai o robe del genere, <ride> <ride> firma un mutuo, una, un verbale della polizia, qualcosa del genere faremo una puntata dove ci racconterai tutte le multe che avete preso al Metal Italia Festival allora. esatto guarda io volevo, volevo aggiungere una cosa a quello che hanno detto i ragazzi eh, circa il, le soddisfazioni nel corso degli anni Save magari correggimi se sbaglio abbiamo mai cancellato una band? mai R minuti di ritardo rispetto alla tabella di marcia massimi? mai eh. Dieci? Ma, pochi cioè, pochi ho... Il risori è comunque recuperati a, a grazie, anche posso dirlo, a uno staff altamente competente e preparato. Eh, che ringraziamo, ringraziamo posso, se posso, Vai, certo, uh, che, non che te pare. Il, no, il nostro Gigi, che è appunto anche il referente tecnico dell'El Club, Emilio mm. Simeone, Gabriele Ravaglia sono tutte persone che lavorano al nostro fianco, ormai dalla prima edizione, sanno esattamente cosa devono fare, quando devono farlo qualora qualvolta ci sono stati dei ritardi li hanno sempre recuperati in maniera a volte anche sorprendente quindi no, questo problema decisamente non ce l'abbiamo allora siamo, abbiamo, non, non dico di no abbiamo avuto anche fortuna perché sapete tutti cosa succede con i voli e con il maltempo, con tutte queste cose è chiaro che lo scivolone può sempre esserci anche per motivi esterni finora non c'è capitata la roba il guaio per motivi esterni però io sfido tutti i festival che conoscete a mettere sul, sul piatto 10 edizioni senza mezza cancellazione, senza un problema, senza niente di niente. Te la stai tirando di brutto, lo sai? No, me ne frega niente, è vero, perché purtroppo nel panorama italiano si è visto di tutto. Festival cancellati, gente che scappa, robe del genere, cioè ne abbiamo visti di tutti i colori. E grazie a queste cose poi dopo si fanno anche figuracce a livello internazionale dove i gruppi credono che l'Italia sia un paese eh, di quarto ordine perché questi improvvisati hanno fatto dei casini. Ecco, noi abbiamo dimostrato che i casini li fa solo chi non è in grado di, di fare questo mestiere. No, stai facendo un po' il menagramo tra multe voli ritardi. E chi e se ne frega, quest'anno abbiamo tanti motivi per cui potremmo <ride> 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 menagramo, non lo direi, quest'anno, ecco, però comunque. <ride> È, ecco. è tutto molto bello e registrato, ragazzi. Io vi invito ad andare avanti. Benissimo, va benissimo, va benissimo così. Comunque, nel senso, cioè, secondo me, fa, fa capire che il lavoro che si è fatto non è solo una questione di gusti musicali, okay, ma è anche una questione di professionalità. Che ci teniamo a fare le cose in un certo modo. E fare le cose in un certo modo non è che, che sono capaci tutti, le persone che le sanno fare bene. Eh, si, si pagano come sappiamo e noi più, più, piuttosto che guadagnarci mille euro in più preferiamo essere più tranquilli e, e fare le cose un attimino meglio pagando dei professionisti che sanno quello che fanno rispetto alla, a risparmiare su, su, su certe cose e magari trovarsi il festival azzoppato perché chi doveva gestire la logistica si è dimenticato un furgone sotto al, all'autolavaggio per dire cioè. Bene, bene, mi piace questo spazio full Ego maniac e soprattutto per l'ufficio di collocamento, se sei un professionista e vuoi lavorare al Metal Italia Festival, contattaci, ti risponderemo. <ride> no prezzo. vai, vai. No, no, no. <ride> Appuntamento al Live Club di Trezzo sull'Adda sabato 14, domenica 15 settembre. Grazie ragazzi, grazie Saverio. Ciao a tutti ragazzi, grazie a voi. Grazie Ale. Ciao ragazzi, grazie mille ancora. Grazie Luca. Ciao a tutti, grazie ancora del supporto. E grazie David. Ciao a tutti, grazie. Dici che oggi ci registra Metaslaga alla fine? Io ci provo. Mission